C'è vado da Ignazio La Russa, che diceva La Russa ha fatto così, è passato, sì, è passato La Russa. Ha fatto l'accordo Guerini in salsa DC, dicevamo qui in studio. Ma guardi, questo lo deve chiedere a Guerini, cosa è passato. So che stiamo votando e quello che non capisco è come sia possibile che su un provvedimento su cui è almeno a parole il 95-98% del Parlamento è d'accordo, cioè quello di aiutare l'Ucraina, anche aiutandola a difendersi con le armi che gli servono, tutti si sono detti d'accordo, che bisogna cedere la fiducia. Evidentemente l'accordo è di superficie, ma all'interno del governo le tensioni sono evidentemente fortissime. Certo che considero qualcosa di non proprio esaltante, per non dire vergognoso, che ci sia bisogno del voto di fiducia su un provvedimento su cui il 98% del Parlamento è d'accordo. Però scusi, La Russa, lei avrà notato che Draghi ha qualche problemino con Conte e 5 Stelle? Appunto, ma no, non solo l'ho notato, ma noi lo abbiamo immaginato da tempo. Quando ci dicevano che sbagliavamo, dicendo guardate che non andare a votare non è vero che significa solidità del governo, vuol dire fibrillazione continua, dicevano che sbagliassimo. La realtà è che hanno voluto conservare le poltrone sapendo che ne sarebbe derivata una fibrillazione persino su temi come questo, che vedono a parole d'accordo tutti. Questo è il problema. Cioè, ci siete d'accordo? Sì. D'altra allora, parte, però, siccome ci sono problemi, come fiducia. Lei, è proprio questo. Esperto di vita parlamentare, non può valutare che mentre i Fratelli d'Italia credono e tendono ad essere di più al prossimo giro, alcuni tendono ad essere parecchi di meno. Quindi ci sta che non vogliono votare, La Russa? Certo che ci sta, per motivi di egoismo, non per il bene dell'Italia, lo so benissimo, ha perfettamente ragione, ha centrato il punto, solo che non è quello, non dovrebbe essere quella la stella polare di un partito, perlomeno non lo è per quando un partito è patriottico come il nostro. Comunque Draghi sarà contento. Lei ricorderà, mi lasci dire 20 secondi, che noi chiedevamo le elezioni anche quando eravamo al 3, 4, 5%, se lo ricorda, vero? Quindi non è che noi votiamo, abbiamo chiesto solo quando c'erano i sondaggi a favore. Quando una tesi è giusta la si chiede a prescindere dal vantaggio che il singolo comunque partito ne può avere. Mettiamola così, Draghi, che effettivamente è un momento difficile con la sua maggioranza, credo che sia un po' irritato dal comportamento di Conte, sarà contento di aver ritrovato un'opposizione come Fratelli d'Italia invece così collaborativa come siete diventati voi? No, non siamo diventati collaborativi, siamo sempre stati patrioti nella opposizione, nel senso che quando una cosa, vede in questo caso è il governo che è venuto sulle posizioni di Fratelli d'Italia, se lei guarda il programma di Fratelli d'Italia del 2018 ci troverà scritto nero su bianco che l'impegno preso con la NATO di adeguare il nostro sistema difensivo era un impegno che almeno gradualmente andava assolto, quindi non è che siamo cambiati noi, è finalmente il governo che su questa tesi ci dà ragione e noi normalmente quando qualcuno ci dà ragione non facciamo finta di non accorgercene. Allora guardi.